s'emplit bocca claire de lune. Bene, le ultime parole di questo testo straordinario di Raff recitavano come una favola. Vogliamo raccontare in parte una realtà che nasce naturalmente dall'iniziativa di un grande cuoco, un amico, in collegamento con noi, Massimo Bottura. Buon pomeriggio, ciao ragazzi, Massimo. Ciao a tutti. Grandissimo, grazie di questo collegamento. Allora, la notizia è di grandissimo pregio e la porremo l'accento fra qualche istante e la racconteremo a 360 gradi, perché al Refettorio Ambrosiano di Milano un team di 40 cuochi guidato da Massimo Bottura preparerà il cibo del riciclo dell'evento. Intanto Massimo, io sono abbastanza felice di questa notizia, perché sappiamo che un terzo del cibo viene buttato via. È un'idea che nasce dalla tua esperienza, dalla tua ricerca, ma da un cuore grande così. Ma non basta solo il cuore, ci vuole progettualità e, come dire, e remare. Di questo si tratta. No, Massimo, credo che ci voglia della visione. Della visione. Il fatto di non perdersi nella quotidianità. Non perdendoti nella quotidianità, tu hai la quotidianità davanti agli occhi e la vedi in modo molto chiaro, non offuscato, non ti passa davanti e non lasci il segno. La quotidianità va vissuta. E adesso un terzo forse è un po' troppo, ma il 20% è assolutamente una cifra accettabile e confermata. Sono 1.3 milioni di tonnellate di cibo che ogni anno vengono buttate, e questo mi ha fatto riflettere sul fatto che nutrire il pianeta, energia per la vita, secondo me possa essere proprio questo, il punto di partenza possa essere il recuperare un po' del cibo che viene buttato ogni anno. L'occasione dell'Expo è veramente un'occasione importantissima per noi come italiani, perché viviamo il cibo come forse nessun altro, e il cibo è parte della nostra cultura in modo veramente profondo, e quindi ho pensato di chiamare i più grandi cuochi del mondo a cucinare gli avanzi che inevitabilmente ci saranno dagli altri padiglioni. Quindi gli altri padiglioni o il mercato generale di Milano o che ne so, Italy, perché Farinetti ha detto che ci metterà a disposizione tutto quello che avanzerà, lo porteremo dentro il Refettorio Ambrosiano, e grazie a tutti gli volontari della Caritas, così andremo più a ricevere che a dare, perché conoscendo Don Giuliano è una persona talmente straordinaria che ci darà talmente tanto che sarà una cosa straordinaria, sarà una cosa veramente emozionante. E poi la cosa, secondo me, un'altra cosa molto importante è il fatto che non smantelleremo tutto il 31 di ottobre, ma il refettorio sarà lì, sarà a disposizione di tutti i milanesi in tutte le sue forme, compreso la porta di Paladino, il grande quadro di Cucchi o il neon di Nanucci o il cosa di Carlo Benvenuto, la fotografia di Carlo Benvenuto, o tutti i grandi tavoli, i frattini contemporanei fatti e disegnati dai più grandi designer italiani. Massimo, quindi magari ti trovi in cucina nell'ambito della tua ricerca, del tuo lavoro quotidiano, magari in macchina, magari con i tuoi pensieri, e allora ti arriva questa visione e cominci a lavorare passando da Giuseppe Sala, che è il commissario di Expo 2015. Beppe ci ha creduto subito. Ecco, è importante questa sottolineatura, ci teniamo molto, perché sono gli uomini poi che fanno le cose. Sì, no, Beppe ci ha creduto subito e ci ha aiutato a portare a termine questo discorso. Il cardinale Scola anche, Roma, senza dire chi, ci ha detto no, spostate il focus dal centro di Milano. No, ma lo diciamo, Massimo, lo diciamo, perché è l'amico di tutti noi, il Papa Bergoglio, ha detto sì, spostiamo il sito. Spostiamo il focus dal centro di Milano, che io volevo ricostruire Miracolo a Milano, quindi sotto la ferrovia, così, mi ha detto spostiamo il focus dal centro di Milano alle periferie. E quindi abbiamo trovato questo
questo teatro greco che è diventato il nostro, che stiamo ristrutturando, insomma. Come gli architetti ridanno vita a questo teatro abbandonato, noi ridaremo vita agli scarti e che, insomma... Un'iniziativa che piace ai nostri radioascoltatori, come non potrebbe essere. E tra i messaggi che arrivano al 370-333-2926, Loretta da Salso Maggiore Terme: Bottura è un grande, si merita tutto il successo che ha. D'altronde Expo ha un titolo, nutrire il pianeta. Beh, cominciamo da queste iniziative. Come dice Bottura, ma di cosa stiamo parlando se non partiamo da qui a... Simpaticissima, esatto. È vero. Infatti è un po' un tuo intercalare. Ma di che cosa stiamo parlando? È vero. Non stiamo parlando di niente, bellissimo. E allora, un altro radioascoltatore, Luigi, ci chiede come può fare per essere lì a dare una mano. Utilizzerà anche le sue ferie se necessario. Ha smesso di fare volontariato alle feste di partito e a 60 anni dice: mi interessa solo il partito della coscienza e della solidarietà. Ma è molto bello questo messaggio, straordinario, complimenti. Quindi diamo delle informative, bello. Come si può dare una mano in concreto? Scrivete a info@francescana.it info@francescana.it e all'attenzione di Enrico, e lui gli dirà come possiamo fare, perché Immagino che ci sarà un grande fermento intorno. Sì, tanti colleghi, dicevi, i migliori cuochi del mondo, quindi si alterneranno in questa cosa. Mi è piaciuta una tua definizione, che la faccio un po' mia, legata al mondo contadino, legata anche a un periodo straordinario della nostra storia. E allora si raccoglievano le briciole nel corso della settimana sulla tavola, le si metteva via per i passatelli della domenica. Raccontaci questo spaghetto, regalaci domenica, questa fotografia. I monaci francesi mettevano via le briciole e lo chiamavano il pane perduto. In Belgio il pane guadagnato. Pensate, a 200 km di distanza aveva il significato, era opposto. I monaci cosa facevano? Mettevano via le briciole tutta la settimana, le recuperavano in un contenitore di vetro, e poi il sabato sera le servivano in una zuppa con l'uovo battuto e a fianco di una zuppa calda come ultimo pasto della settimana. Era un messaggio straordinario. Ecco, così noi dobbiamo ripartire da questi gesti, da questi significati. Sono cose che non hanno prezzo, cioè. E se le spieghi e se le racconti, la gente capisci? Bisogna comunicare in modo giusto. Assolutamente, riteniamo, da questo punto di vista siamo, come dire, molto, molto attenti e anche molto consapevoli del nostro percorso, perché è un po' quello che poi, dopo tanti anni di racconti enogastronomici di territori e quant'altro, vogliamo raccontare negli ultimi periodi, ma l'abbiamo fatto già partendo dall'educazione che Gino Veronelli ci ha impartito, esatto, in tempi non sospetti, e quindi su questo sfondiamo una porta aperta. Massimo Bottura, lo chef degli chef, un grande ricercatore, noi terremo monitorata questa iniziativa a cui daremo tantissimo spazio, e poi noi naturalmente, se non ci arrivano altri WhatsApp, ne stanno arrivando tanti. Sì, Massimo, adesso li leggeremo anche. No, questo è troppo carino. Gigi da Modena dice: Dio bon, quel Bottura è un grande, bravo, bellissima iniziativa, anche se pieno di stelle. Massimo vive con i piedi sulla terra. Ma non devi. Guai. È un tuo concittadino. Il messaggio che mando ai giovani è sempre quello: umiltà, passione e sogno. Ma l'umiltà ti permette di rimanere coi piedi per terra, di vivere la quotidianità e il sogno di mai perderti nella quotidianità. Capisci quello che ti voglio dire? La passione è quel fuoco, quell'energia, quella batteria che non si scarica mai, e che tu devi però spolverare ogni giorno, devi ricaricare ogni giorno, guardandoti allo specchio al mattino e dicendo: pensa quanto sono fortunato, pensa che vita che ho.
Ecco, questo è. Il resto, ma di che cosa parliamo, Massimo? Ma di cosa stiamo parlando? Noi ci ritroveremo naturalmente nell'ambito di questo evento e daremo appuntamento per gli Oscar della cucina, perché sarai là in vetta come sempre e te lo meriti assolutamente. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro, buona fortuna e un grande abbraccio.